Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, benvenuti a questa nuova puntata di incontri e benvenuti da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi siamo collegati telefonicamente con un collega che ringraziamo davvero moltissimo per essere collegato con noi, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, ma anche autore di diversi libri. E tra questi veramente ne consigliamo uno, Le regole del cammino in viaggio verso il tempo che ci attende, edito da Marsilio Nodi, che è un'esperienza che nasce, è vero, da un cammino, proprio quello insomma, fatto sulle orme, fatto partendo proprio da Norcia, è vero? Sì, è così. In effetti, intanto buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio a tutti voi. Nasce da un'esperienza reale, nel senso che effettivamente dopo il primo lockdown, insieme ad altri tre amici, così sentimmo il bisogno di uscire di casa, ecco, di rimetterci in piedi, di rimetterci in cammino. Così scegliemmo di fare il Cammino di San Benedetto, che collega il luogo natale del santo, cioè Norcia, con il luogo Montecassino, dove lui ha scritto la regola benedettina, dove ha fondato l'ordine benedettino, così poi decisivo nella storia europea del Medioevo, al punto che Benedetto, come sappiamo, è il patrono principale d'Europa. E quindi il racconto di questa esperienza, ma anche di tutte le riflessioni, le idee, le chiacchierate che durante questa esperienza sono venute alla mente mia e dei compagni che camminavano con me, e quindi in qualche modo diventa anche un po', come posso dire, un racconto metaforico di un cammino più grande, più collettivo, più impegnativo, che è quello che l'Italia si trova già e si troverà sempre più a dover riprendere quando usciremo completamente da questa esperienza così drammatica, paragonabile soltanto alle guerre, insomma, no? Per i danni e i lutti che ha provocato il nostro paese. Quindi è insieme, diciamo, un racconto personale e anche, diciamo, una riflessione esistenziale, spirituale, se così vogliamo chiamarla. Ogni cammino è un po' anche un pellegrinaggio da questo punto di vista, e anche però una riflessione collettiva, ecco, insomma, su quello che dobbiamo, su tutto quello di cui ci dobbiamo liberare, tutto quello che dobbiamo mettere nello zaino perché l'Italia intraprenda un cammino nuovo, ecco, non torni a dove era, ma si avvii verso una strada nuova. Ecco, già nelle prime pagine del libro tu, Antonio, scrivi che insomma, è particolare proprio la posizione che ha l'uomo, nel senso che noi siamo l'unica specie animale che ha la posizione eretta e quindi ha la testa che tende verso il cielo. È un po' così. Ma sì, questo lo dico per raccontare diciamo, tutti gli effetti benefici che il camminare ha, intanto sul corpo sicuramente, ormai sono ampiamente dimostrati, direi anziché uno dei modi migliori per combattere, diciamo così, l'invecchiamento, ma anche gli effetti benefici che ha sul pensiero, perché camminare e pensare sono due cose che vanno insieme. Tra l'altro è un'esperienza credo comune a tutti, no? Quando abbiamo bisogno di riflettere un attimo, di riordinare le idee, ci facciamo quattro passi, è proprio così. Questo probabilmente deriva da un fatto evolutivo, nel senso che siamo stati l'unica specie animale a camminare, siamo l'unica specie animale a camminare col busto eretto sul tronco, con la testa, scusa, eretta sul tronco, mobile anche, e questo in qualche modo ci ha consentito e spinto a guardare l'orizzonte invece che a guardare per terra, no? Probabilmente io azzardo nel mio libro, probabilmente è stata questa caratteristica che ci ha dato anche l'idea dell'infinito, che è un'idea che gli altri esseri viventi non hanno e che ci contraddistingue e che ha avuto delle grandi conseguenze per la nostra cultura, non ultima l'idea di Dio, insomma, l'idea di un ente supremo. E quindi, insomma, il camminare come esperienza proprio anche sia umana
che è spirituale, è singola, individuale e collettiva. È così. Sì, dal punto di vista individuale, diciamo, con molte sfaccettature. Una è questa che ho appena detto, cioè appunto anche della conoscenza del proprio corpo, no? Camminare per giorni, avendo, diciamo, un certo chilometraggio da fare al giorno, ti rimette in una attenzione e una atteggiamento di ascolto un po' speciale con il tuo corpo, nel senso che ci fai molta attenzione, lo preservi, perché non sono rari i casi in cui, diciamo, bisogna interrompere un cammino a causa di un problema fisico, di un dolore, di un piede ferito e così via. E quindi sul piano principale, la prima grande novità è questo rapporto così intenso con la propria fisicità, che è una cosa che generalmente nella vita di ogni giorno a casa non abbiamo, diamo tutto un po' per scontato. E poi, diciamo, un ampliamento delle facoltà di pensiero, perché appunto non fosse altro per il fatto che per 7-8 ore cammini, in qualche modo sei spinto a pensare. E poi anche un aspetto spirituale, perché il camminare ovviamente, e soprattutto il camminare verso una meta, con una direzione anche studiata, ragionata, come era stato nel caso nostro, indubbiamente ti porta anche diciamo, a una contemplazione, un'osservazione della natura, del mondo in cui cammini, del mondo in cui vai in giro, particolarmente sensibili alle questioni spirituali. Tra l'altro, nel nostro caso, oltre a compiere il percorso, diciamo, che nella vita ha fatto un santo, abbiamo incrociato tanti altri santi che, come dire, hanno vissuto in quelle terre tra l'Umbria e il Lazio, nei vari secoli, terre che tra l'altro oggi sono l'Italia minore, ma sono state un po' al centro della civiltà europea. Questo spiega anche questa concentrazione di santi, non ultimo ovviamente San Francesco, il quale incrocia Benedetto, anche se a secoli di distanza, perché si reca da pellegrino a pregare al Sacro Speco e quindi viene anche raffigurato da un monaco benedettino in un affresco che ancora oggi c'è al Sacro Speco, e dove lo si vede nell'unica raffigurazione senza ancora né le stimmate né l'aureola, perché era un semplice fraticello, diciamo, che colpì per il suo carisma evidentemente il monaco che lo dipinse. Ma poi ne abbiamo incontrati anche altri di santi, questo per dire che inevitabilmente anche l'aspetto spirituale viene in primo piano. Ecco, tra l'altro, in un'Italia spesso considerata minore, ma poi in realtà mica tanto minore, è vero? Sì, appunto, questo è uno degli aspetti su cui ho più riflettuto nel libro, proprio in ragione di quello che dicevo prima, no? Il cammino che un po' deve intraprendere l'intera Italia, come possiamo fare a uscire da questa condizione. E secondo me bisogna, diciamo, non bisogna usare il termine ripartire, perché il termine ripartire dà l'idea che vogliamo tornare dove eravamo prima della pandemia. Mentre invece dove eravamo prima della pandemia non andava tanto bene da molti punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dell'uguaglianza e anche delle forme di egoismo, di chiusura, di corporativa. Insomma, l'Italia non stava messa così bene. Quindi secondo me più che ripartire dobbiamo ricominciare, cioè dobbiamo individuare una meta, una nuova meta. E da questo punto di vista io tra gli aspetti che segnalo che andrebbero cambiati la nostra vita comune, ho inserito proprio quello del rapporto con la provincia, con i paesi, con i piccoli centri. Questa parte dell'Italia, molto, diciamo così, dimenticata, di cui si parla molto poco, che non appare in televisione e sui media, è spesso falcidiata da una crisi demografica che nelle città si vede meno, ma in questi paesi è drammatica. Cioè io ho passeggiato, ho camminato, ho conosciuto paesi dove veramente, diciamo così, si tenta disperatamente di tenere le coppie giovani lì perché altrimenti non nascono più figli. In un paese ho visto una mezza festa cittadina per la comparsa di un fioco rosa. Cioè, sono paesi che tendono a ripiegarsi su se stessi, a morire, perché
non avendo, avendo sempre meno abitanti, hanno anche sempre meno servizi e l'una cosa influisce sull'altra ed è un circolo vizioso. Ora io dico che questi paesi, come si vede bene passandoci per la quantità di storia e di cultura che hanno, cattedrali, affreschi, architetture, organi addirittura, ho trovato a Trevi nel Lazio un organo dello stesso organaro che ha fatto gli organi di San Pietro, tanto per dire che cos'erano questi piccoli, questi centri un tempo, questi centri appunto erano centri di civiltà europea assoluta e corrispondeva questo loro fiorire al momento in cui è fiorita la civiltà italiana, il momento in cui l'Italia è stata al centro d'Europa, è stato il paese più importante, più avanzato d'Europa. Poi è cominciato il declino, diciamo nel 600, dell'Italia e conseguentemente anche di questi centri. E oggi, secondo me, noi, grazie anche a quello che abbiamo scoperto durante la pandemia, per esempio le nuove tecnologie, le comunicazioni a distanza, possiamo rivitalizzare questi centri, cioè rendere possibile per le persone vivere in un paese come questi, magari il paese dell'origine, il paese dei genitori, il paese dei nonni, vivere meglio, perché vivere in condizioni di affollamento, inquinamento, migliori, ma però collegati al mondo, perché il punto vero è che non si può pretendere che la gente torni al paese per seppellirsi in un posto dove non ha più rapporto col resto del mondo. E queste tecnologie oggi ci consentono di aprire questa finestra invece, di vivere indifferentemente a 10 km o a 100 km dal lavoro che facciamo, o dalla cultura che consumiamo, o dai contatti sociali che abbiamo, purché naturalmente, diciamo, impegniamo le risorse, di questo piano di ricostruzione europeo, le impegniamo sulle cose giuste, prima delle quali appunto la grande rivoluzione digitale che potrebbe consentire questo. E ci sono tanti aspetti della vita nazionale che possono e debbono essere trasformati. Insomma, dobbiamo uscire da questa crisi completamente nuovi e in condizioni migliori di come c'eravamo entrati. Da ultimo ti chiedo brevemente questo, anche nel nostro Abruzzo, in questa terra che tu stai visitando ultimamente anche abbastanza spesso, visti anche i riconoscimenti del libro, ci sono tanti di questi centri, veramente tanti, vero? Assolutamente, sì, io poi questo cammino è del 20, l'ho fatto nel 2020, ma nel 2021 ho fatto altri cammini, uno dei quali appunto l'ho fatto in Abruzzo per l'appunto, ho fatto camminato da Tagliacozzo a Ortona, sulle orle di un altro, sulle orme, insomma, inseguendo un altro santo che è San Tommaso, che come sappiamo le cui spoglie sono sepolte, sono custodite a Ortona. L'Abruzzo è da questo punto di vista una terra ideale per i cammini, perché è bellissima, perché è impegnativa, perché la gente abruzzese è fantastica. Grazie, grazie. Prego? No, dicevo grazie da Vabbè, ma questo abruzzese. lo sanno tutti gli italiani, che gli abruzzesi sono speciali. E quindi sì, ed è naturalmente una terra che ha queste caratteristiche, anch'essa, no? Un po', diciamo, di questa fascia del centro Italia, l'Abruzzo tecnicamente è mezzogiorno, ma insomma è confina col centro Italia, carica di storia, carica di protagonismo, carica di talenti, di qualità, e probabilmente molto poco utilizzata, molto poco sfruttata. Insomma, noi abbiamo un capitale umano in questa nostra Italia. Ci mancano tanti altri capitali, compreso i capitali finanziari, ma abbiamo un capitale umano che non usiamo per quanto potremmo e dovremmo. E penso che appunto la riflessione che ci costringe a fare la pandemia debba indirizzarci verso modi, diciamo, più intelligenti, più innovativi, più coraggiosi di utilizzare pienamente il nostro capitale umano, che poi sono gli italiani. E allora davvero grazie ad Antonio Polito, ricordiamo le regole del cammino in viaggio verso il tempo che ci attende, edito da Marsilio Nodi e da Massimiliano Spiriticchio, a risentirci.